Siamo importanti, siamo in diretta Facebook, ma le vostre facce non si vedono, quindi state tranquilli. Abbiamo scritto collaborazione, rispetto e novanta. Sono parole, un numero che buttate lì così potrebbero non significare niente per molti o per tutti, ma durante la serata andremo a spiegare meglio cosa significano secondo me. Intanto buonasera, vi ringrazio di essere qua, mamma bella brava che se non mi emoziono. E beh, sono voi che perdonerete un po' di emozione perché solitamente insomma io già di base sono un ragazzo abbastanza ansioso. È normale quando ci tengo a un progetto, il nervosismo sale, l'ansia sale, ma perché vogliamo fare una cosa fatta come si deve? Mi stai guardando male. Non è che ho fatto. Ecco, quello che vorrei fare con il vostro aiuto è cercare per questo primo incontro, diciamo, in piazza, andare a gettare quelle che sono le linee base, le linee guida di quello che vorremmo fare noi nei prossimi 5 anni. Partendo sempre da quelle che sono però le vostre indicazioni e le vostre idee che abbiamo fatto nelle altre frazioni della zona. Innanzitutto, per chi non mi conosce, mi presento. Cristian Borsoi, 38 anni, imprenditore. Da circa 19 anni mi occupo di sicurezza sul lavoro e di antincendio. Ho avuto la fortuna di iniziare presto, quindi a 20 anni. Infatti le aziende del settore, concorrenti e amici prendendomi in giro mi chiamano, mi definiscono il giovane vecchio. Perché tutto sommato sono un ragazzo giovane, ma ho l'esperienza di una persona che fa questo lavoro da molti anni. Sono partito lavorando per una grande azienda del settore. La grande azienda mi ha dato la disponibilità di crescere, poi per una piccola percentuale di bravura, poi per l'entusiasmo, poi per delle capacità acquisite, mi hanno fatto crescere e mi hanno fatto arrivare fino ai vertici di questa azienda. Però, come sappiamo, nella maggior parte dei casi, le cose belle finiscono. E quindi anche in questo caso, arrivato ad un certo punto, mi sono reso conto che i miei ideali, il mio modo di sviluppare il lavoro, non rispondeva più a quelle che erano invece le richieste dell'azienda. Due parole, collaborazione e rispetto. Secondo me sono due aspetti che nella vita di tutti i giorni, che nel lavoro, che nell'amministrazione di un comune devono essere sempre presenti e non devono mai assolutamente mancare. E quindi il nostro cambiamento parte da qui, da queste parole qui, e dopo andremo a vederle ancora meglio. Quindi cosa ho fatto? Nel momento in cui mi trovo in una situazione che non mi piace, do le dimissioni, mi metto e decido di partire con un progetto tutto nuovo, un progetto mio, utilizzando ovviamente tutte le competenze acquisite in questi anni, ma soprattutto andando a utilizzare anche quelli che per me sono aspetti molto importanti, collaborazione e rispetto. Per quanto mi riguarda, tornano sempre e torneranno sempre, anche perché credo che queste caratteristiche, che per me sono dei valori, in un'azienda moderna non possono assolutamente mancare. In un'amministrazione moderna non possono assolutamente mancare. Ci vuole la collaborazione di tutti. E questo è il vero cambiamento che noi vogliamo proporre a voi. Cioè, quello di amministrare con voi. Non vogliamo avere la maggioranza da una parte, la posizione dall'altra parte, i cittadini che ci guardano male, i dipendenti comunali dall'altra parte. Noi dovremo amministrare il paese insieme. Dal momento in cui ho deciso di candidarmi, ho pubblicizzato la mia candidatura, mi sono stati fatti dei complimenti, per fortuna non si ricordava, ma mi sono state fatte delle richieste anche simpatiche e soprattutto mi è stata rivolta una domanda. Perché? Perché lo fai? Quindi finalmente ho l'occasione di rispondere a queste persone e spiegare il motivo.
perché ho deciso di fare questa scelta? Innanzitutto sono nato e cresciuto a Grignasco, quindi c'è voglia di fare qualcosa per il paese. Secondo, che è un po' più a livello familiare, come Borsoi devo essere riconoscente al comune di Grignasco. A novembre del 1950 i miei nonni sono arrivati in paese dal Veneto e qua hanno avuto la possibilità di ripartire, di ricrearsi la vita, di ripartire con l'attività, e per fortuna il loro impegno ha portato poi a dei risultati anche importanti. Terzo motivo, credo che sia il motivo per il quale tutti siamo qua questa sera. Vedere il paese così fa male. Vedere un paese fermo, un paese che ha rallentato, un paese che ha fatto dei passi indietro rispetto agli anni fa, ma rispetto anche ai paesi che ci stanno vicino, è una cosa che fa veramente male. Quindi decido di partire. Ovviamente ci ho riflettuto parecchio, tu mi conosci, mia mamma mi conosce abbastanza, e quindi ci ho riflettuto parecchio, perché quando io prendo un impegno lo prendo se ho la certezza di riuscire a portarlo a termine. E parliamoci chiaro, questo non è un gioco, è un impegno bello tosto. Per chi ha una certa responsabilità, perché si sente responsabile, questo è un impegno veramente tosto. Stabilito che è un impegno al quale sono disposto ad accettare, si parte. Ovviamente, perdonatemi, faccio una menzione alla mia compagna, che stasera non c'è perché non sta bene, che insomma, mi supporta quotidianamente, non più che altro mi sopporta quotidianamente, per cui ovviamente devo ringraziare anche lei. Si parte, quindi la prima cosa che faccio è la prima persona con cui vado a parlare di questo progetto e delle mie idee non poteva che essere la persona che conosco da 30 anni, una persona con la quale c'è un'amicizia che dura da 30 anni, una persona con la quale c'è una stima reciproca da anni. E quindi sono andato subito a parlare con mio amico Simone. Che immagino voglia dire qualcosa. Sei sicuro di lasciarmi la parola? Perché lo sai che poi quando comincio a parlare hai 2 minuti e mezzo metti. Allora, lui si è già presentato, chiaramente adesso tocca a me. Allora, noi partiamo dal presupposto che lui dice ci conosciamo da 30 anni, io mi permetto di dire un po' di più, perché partiamo da lontano, nel senso che lui siamo nati lo stesso giorno dello stesso anno. Quindi siamo abbastanza 30 agosto dell'80 legati da una storia di lunga data. Ok, sì, infatti. Detto questo, faccio le presentazioni di rito. Sono Simone Chiavarini, ho 38 anni, sono nato, cresciuto e ho vissuto e vivo intensamente tutta la vita del paese. E sono laureato in economia giuridica e in amministrazione e controllo. Quando Christian è venuto a chiedermi cosa ne pensavo di questo suo progetto, non nego che subito il primo pensiero che credo venga a tutti è guardare, ma sei impazzito, lo sai in quale grana ci potremmo mai infilare? E poi ci siamo seduti a tavolino, ne abbiamo parlato e mi ha detto, beh, tutto sommato cosa ci interessa? Ci interessa fare del bene per il nostro paese, fare del bene per tutti gli abitanti del paese, compresi noi stessi chiaramente, in quanto abitanti da 25 anni, non è vero, da 38 anni a Grignasco. E quindi ha detto va bene, proviamo a mettere giù delle idee concrete, proviamo a fare del bene. E quindi abbiamo iniziato a pensare a cosa avremmo potuto fare, cosa avremmo potuto dare noi con la collaborazione chiaramente di tutti, perché questo è il ritorno alle quelle parole lì, riprendo il suo motto, perché è collaborazione, perché questa è la base che abbiamo intenzione di cambiare veramente, la collaborazione e l'ascolto continuativo
e inclusivo di tutti i cittadini. Mi permetto, non me lo vedo tutto già. Questo è il testo unico che regola gli enti locali, l'ordinamento degli enti locali, e quindi regola anche la vita del comune. Mi permetto di leggere un articolo. L'articolo 3, al comma 2, dice: il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Da qui bisogna partire. Adesso, chiaramente, lascio a voi chiaramente l'interesse se volete andare a leggerlo. Però voglio partire da questo, in particolare rappresenta la propria comunità, ma rappresenta la propria comunità a 360 gradi, nel senso che non è che una volta che un'amministrazione viene eletta, l'amministratore si chiude nel palazzo di cristallo o d'avorio, chiamatelo come volete, parlami di quello che vuoi, fa niente, oramai sono dove sono. La nostro scopo è quello, comunità nel senso di inclusività, di continuità, del continuo interscambio delle proposte che arrivano, che tutte devono essere ascoltate, chiaramente non tutte possono essere esaudite, vanno valutate, vanno studiate, chiaramente, e poi però devono essere comunque tutte continuamente inglobate, perché tutto può solo arricchire l'amministratore, che non può dire sono arrivato, non sarai mai arrivato, devi essere costantemente pronto ad accettare qualsiasi proposta, qualsiasi critica, chiaramente, perché le critiche, se sono costruttive, non possono fare altro che bene, perché ti danno solo modo di, ripeto, di accrescerti. E quindi questa è la nostra idea è quella di continuare costantemente lo scambio con il cittadino, di ascoltare il cittadino, di ascoltarlo sì, ma ascoltarlo e dargli una motivazione di qualsiasi sia la decisione presa, perché è inutile che il cittadino, adesso io parlo di cittadino, permettetemi perché per me che mi asco la città, allora per farci, il cittadino arriva e mi dice: secondo me c'è da fare questo. Ah sì, grazie. Chiude la porta, faccio così e butto via. No, l'idea è quella di ascoltare il cittadino, valutare la proposta e dare la risposta al cittadino. Sì, perché? No, perché? Questa è l'idea di base. Adesso io taglio un po', perché sennò, come avete capito, poi va avanti a parlare un po' anche troppo. Quindi, torno la parola. Però su una cosa sono in disaccordo con te. Non puoi. Perché quando sono venuto da te ti ho spiegato il mio progetto e le mie idee, ti abbia messo forse 3 minuti a dirmi sì, va bene. Se non sono 3, sono 3 minuti e mezzo. Ma sì, no, ma questo perché già lui aveva le idee ben chiare, già lui sapeva cosa bisogna fare per il paese, e la voglia che aveva e che ha di fare una cosa per il paese è la stessa voglia che io, che condividiamo tutti insieme. Quindi ci abbiamo messo 3 minuti. E poi siamo partiti, bene, iniziamo allora a trovare le persone giuste che ci possono dare una mano. Abbiamo stabilito da subito 2 paletti fondamentali, che ho già spiegato anche agli incontri delle frazioni per chi c'è stato. Il primo paletto, lista civica. Quindi noi non vogliamo assolutamente nessun tipo di cappello politico. Noi crediamo seriamente che nei paesi come questo la differenza non la facciano né le bandiere e neanche i partiti, ma la facciano solo ed esclusivamente le persone che fanno parte della lista e che amministrano il paese. Proprio per questo arriviamo al secondo panel decisivo, una lista di persone con delle competenze specifiche. Non abbiamo creato una lista di persone che raccolgano, che portino soltanto dei voti. Abbiamo fatto una lista pensando a persone che portassero delle competenze da utilizzare per il bene di tutti. Credo che l'esempio più lampante, più chiaro, che si possa fare proprio per definire meglio quello che sto dicendo, è che l'idea di avere al bilancio, all'assessorato al bilancio, un imprenditore e un laureato in economia, permettetemi di dire, forse 2 numeri nella loro vita da ministra.
perlomeno sanno di cosa si sta parlando. E noi è da lì che dobbiamo partire, da questo modo di ragionare e da questo modo di amministrare. Cioè finalmente ci sarà un'amministrazione che darà importanza anche ai 50 euro. Finalmente ci sarà un'amministrazione che inizierà a gestire le casse del comune come le casse di un'azienda. Perché l'ho detto all'inizio, per quanto mi riguarda bisogna gestire il lavoro con collaborazione e con rispetto e l'amministrazione del paese è uguale. Poi va bene, i soldi non ce ne saranno perché credo che troveremo 1 milione di euro, ma i soldi non saranno, però la mia domanda, che non voglio assolutamente fare polemica, malgrado i soldi non ci siano, qualche opera ultimamente l'hanno fatta. Andiamo oltre. No, facciamo un passo indietro invece. Vogliamo parlare un attimo sull'atteggiamento, che secondo me è la parte più importante, ed è qui che parte il cambiamento, da questo aspetto, perché cambiare l'atteggiamento dell'amministrazione, vi faccio una domanda, quanto può costare al paese? Zero. Quindi non mi vengano a dire che per fare questo cambiamento ci devono essere dei soldi, perché allora mi arrabbio. Okay? Noi siamo abituati a vedere solitamente l'amministrazione in mezzo, i cittadini di lato, i dipendenti comunali dall'altro lato. E facciamo tutti una bella fagiolata, tutti contro tutti. Allora, i cittadini che danno contro l'amministrazione perché guarda quelli lì, li abbiamo votati, mangiano un sacco di soldi e non fanno niente. Bene. L'amministrazione che dà contro i dipendenti comunali, con tutti i soldi che prendi e non fai niente, non porti il lavoro a casa, non fai niente, e si trova da dire. Di conseguenza i dipendenti comunali che se la prendono con i cittadini. Possibile che quelli lì ha sempre da lamentarsi, pensi che siamo qui a girarci i pollici? Perché è questo che noi vediamo regolarmente nei comuni, più grandi, più piccoli, nelle regioni, e poi l'esempio classico che abbiamo, lo vediamo in televisione tutte le sere. Che uno da controllato, sempre. Bene. E secondo voi questa può essere la rinascita di un paese? No, così no. Un paese lo sotterriamo. Così un paese lo sotterriamo. Noi invece dobbiamo amministrare, come dicevo prima, con voi. Cioè, i nostri candidati della nostra lista stasera non sono qua dietro. Sono in mezzo a voi. Ok? Proprio per dare questo esempio. Perché noi dobbiamo amministrare con voi, quindi in mezzo di fianco avere i cittadini che ci supportano, che ci aiutano, che ci danno idee, che ci spronano anche a volte a fare di meglio, che ci criticano, che ci facciano delle critiche costruttive, perché poi si impara e si cresce anche da lì. E dall'altra avere i dipendenti comunali, perché i dipendenti comunali sono il motore del comune e l'immagine dell'amministrazione, perché il comune deve andare avanti, i lavori devono essere fatti, ma se ognuno di noi si presenta in comune e non ottiene quello che vuole, è una pratica troppo lenta, la Francesca è andata a bere il caffè e c'è qualcosa che non va, ok, ma chi è che poi fa brutta figura? L'amministrazione, perché l'amministrazione non riesce a gestire i dipendenti. Allora io dico che questo è il primo cambiamento, è il vero cambiamento che noi vogliamo attuare al paese. Consigli, idee dei cittadini, aiuto dei dipendenti pubblici. Non si può pensare che l'amministrazione, perché è stata votata, faccia sempre quello che vuole, senza ascoltare, senza chiedere consigli, senza ascoltare le idee, quelle problematiche che possono avere i cittadini. Per anni, permettetemelo di dire, i grignaschesi, quindi mi ci metto, abbiamo subito le scelte dell'amministrazione. Alcune potevano essere interessanti, altre un po' meno interessanti, ma comunque sia noi eravamo sempre nella posizione di subire una decisione, senza essere mai interpellati, senza avere la possibilità di dire niente, una parola, un'opinione. Sono state raccolte 1100 firme e non entro nel particolare di che cosa,
Ma qualcuno ci ha detto facciamo in questo modo perché? Qualcuno ha preparato uno scritto, una relazione, una documentazione? Basta! Non è possibile andare avanti così. Allora è arrivato il momento di cambiare rotta e far amministrare il paese a una serie di persone, a un gruppo di persone che ha delle idee, che ha delle competenze specifiche, ma soprattutto che porta rispetto alla cittadinanza e ascolta le idee dei cittadini. Perché domani mattina dovessimo vincere noi, cosa che mi auguro, e arriviamo in comune, non è che domani mattina noi facciamo la metro che arriva a Milano, parliamoci chiaro, non è che noi riusciremo a stravolgere il comune in due mesi. Amministrare un comune è una cosa complessa e complicata e ci vuole l'aiuto di tutti. È impensabile che 12 persone possano amministrare un comune senza fare errori, senza sbagliare. Ci deve essere l'aiuto di tutti, compreso dei cittadini. Detto questo, perdonatemi se mi sono un attimino fatto prendere da un paio di cose, ma perché ci tengo, perché questa qua per me è la prima cosa. Ho fatto la premessa, no? Io gestisco, voglio gestire l'amministrazione del comune come gestisco l'azienda. Quindi andremo a gestire le casse del comune come quelle dell'azienda, ma vorremmo utilizzare tutti i sistemi per collaborare con i cittadini, con i dipendenti comunali e con pieno rispetto fra le parti. Allora, vediamo se riusciamo a impostare adesso la serata come abbiamo fatto nelle frazioni. Davide era presente, là c'erano meno persone, anche Agostino. Allora, noi abbiamo raccolto una serie di indicazioni su quelli che possono essere gli aspetti negativi, le cose che non vanno bene in paese, nelle frazioni, in centro paese. Però volevo sentire da voi quali sono per il centro gli aspetti problematici. Ce la facciamo secondo voi a fare un giro, qualcuno che voglia dire qualcosa, due parole? Rosita, tu che vivi in centro... Io sono qua per ascoltare. Tu sei qua per ascoltare, bene. Non c'è nessuno che vuole aggiungere niente? La notizia fresca perché c'è stato il consiglio comunale, io sono il consigliere di minoranza e niente, c'è una mozione che ho presentato io con il progetto che ho fatto in realtà è stata approvata all'unanimità. Ho visto un'apertura positiva, diciamo che c'era dietro un progetto motivato, una mediazione tecnica, un disegno, diciamo è stata sostenuta dagli argomenti validi, anche a denunciare dal proprio questa è l'apertura che ha apprezzato molto. Adesso è stato dato un mandato di questo tempo di valutare la realizzazione, adesso non so i tempi, magari poi fatto come, lo altro. Comunque c'è questa diciamo una novità, qui la vedo come una cosa positiva, per carità non è che la rotatoria cambia, però è una viabilità, a mio avviso, dagli anni 70, io ho dei colleghi che passano di Grignasco perché sono di poco maniero, non ho ancora con qualsiasi, lavoro in ufficio tempo, lavoro simile. E mi dico che Grignasco cerco di passare dai 70, insomma, perché comunque di fatto non ci sono stati progressi né nella viabilità e nemmeno nella rete urbana. C'è molti concetti di occupi di sicurezza, non sono stati presi in considerazione, non c'è questa sensibilità. Certo. Io diciamo sono un tecnico, io sono politico, quindi sono un tecnico che lo faccio di lavoro, quindi quadro dal punto di vista tecnico. Per cui ho proposto queste cose e altre cose. Diciamo che però per la mia esperienza è stata abbastanza positiva, nel senso che comunque ho visto che quando le cose le porti con dietro delle motivazioni valide, il ragionamento viene. Qua chiaramente c'è sempre questa contrapposizione maggioranza, minoranza, questa non è normale. Altre cose, beh, io ricordo questa però l'altra cosa su cui diciamo, ci ho provato, ma non ci sono riuscito anche perché comunque è un argomento di più ampia autonomia. Il discorso, come dicevate, quello della collaborazione, della partecipazione, no? Cioè ritengo che un comune come Grignasco ci sono delle teste migliori di quelle che siedono nel consiglio, sicuramente anche dalla mia, ma anche dalla vostra. Ci sono delle competenze, ci sono molto elevate,
bisogna cercare di coinvolgere queste persone. Io ho proposto un percorso, quindi da queste persone che possono coinvolgere gli studenti interessati, ho proposto anche una cosa per le scuole, per il consiglio comunale dei ragazzi, fatto in maniera live, appunto per utilizzare i ragazzi a occuparsi della, della cosa pubblica, perché poi comunque c'è anche una formazione su questo. Un po' di cose così, c'era stato quel discorso del baratto amministrativo, che era la legge che il Partito Comune aveva applicato, qua c'è stata chissà ancora, però poteva essere uno spunto che è ancora attuale, visto che adesso poi il segretario comunale ha chiuso su questo. Il discorso dei rifiuti, è venuto fuori cose interessanti anche su questo. Alcune persone che conosco si è rappresentato una petizione, è uscito fuori un regolamento per il compostaggio, qualcosa si è ottenuto, qualcosa che no. Insomma, tante così, è molto stimolante l'argomento, come dicevo, ci sono delle cose a costo zero, quasi zero, che si possono fare, dare un valore aggiunto e soprattutto fanno vedere che sei superfluo, no? Cioè, quello che ritengo che è il difetto di questa amministrazione è di essere un superfluo, cioè non sono sbatto, ma no, ma anche perché secondo me se tu crei collaborazione, questo è quello che abbiamo percepito poi dalle frazioni, se tu crei collaborazione con le persone, è più facile anche poi andare a realizzare un certo tipo di progetto o di un lavoretto anche semplice. Quindi, ed è veramente a costo zero. Ed è veramente a costo zero. Sì, no, sicuramente mi spiego quello che diceva Davide, il fatto che sicuramente ci sono persone con molte più competenze o con competenze diverse. La bravura e l'intelligenza dell'amministratore sta nel riconoscerlo e cercare di acquisire le competenze che non hai, invece di dire no, secondo me è così, perché? Perché sì. Ma mi dai spazio? Me lo dicevano quando ero all'asilo, perché? Perché sì. Cioè, se sono una persona intelligente chiedo, guarda, Agostino mi ha presentato questa cosa. Ah, non la sapevo. Aspetta che gli chiedo perché e come mai è arrivata questa cosa. È lì che sta, secondo noi, il fare il salto di qualità, nel senso del continuamente accettare e accrescere, perché se no ti fermi, ti siedi, e i risultati se giriamo la testa li vediamo, perché questa è la realtà, purtroppo. Una cosa che di giorno è fermata il turno, nella zona lì veramente. Anche lì c'è stato non si sa per quale accesso. Quando il turno è come primo. Quando è fuori l'OA. No, perché non è disegnata la fermata di primo. C'è anche, un esponente che prende il Puma tutta la mattina, ma non gli faccio domande perché sennò poi quando vado a casa mi picchia, ovviamente. Quindi, Alberto non ti chiede chi. No, non Alberto, te, tu prendi il Puma per andare a lavoro. Io quantomeno sono già abbastanza
state attenti però, perché gestire un comune non è come gestire un'azienda, perché paradossalmente gestire un'azienda è molto più semplice, perché l'azienda ha come obiettivo di genere quello di fare utile, e a questo scopo nel comune invece no, dobbiamo fare delle scelte, a volte anche dolorose, perché per esempio non è che puoi pensare che l'asilo nido ti deva dare i diritti. Queste volte le rette non possono essere pari, anzi non possono. Cioè, perché o impicchi la gente e le persone hanno bisogno, le mamme o non le fa bene, e tira fuori, non so quanto sia la cosa adesso, è peso. Ma c'è qua? Cioè, occorre fare delle scelte. Cioè, anche se siamo in un comune, ma le scelte sono qui, sì. Credo che no, interessa la comunità. No. Ma infatti quello che intendevo io. Senza contare il fatto che noi abbiamo avuto già un'esperienza di un grosso imprenditore che per il fatto di avere i piedi delle enormi aziende pensava di essere liberato di, abbiamo visto i risultati, insomma. Gli americani lo stanno provando adesso. Attenzione, perché gestire non è così semplice. Dopodiché le competenze, sapete, bisogna avere le idee chiare, soprattutto su quello che si può fare, perché nessuno sa tutto, può sapere. Perché un bravo imprenditore, un bravo dirigente, ha due compiti fondamentali, quello di prendere decisioni e di circondarsi di collaboratori. Io sono sempre stato tendenzialmente al contrario del cosiddetto governo dei tecnici. Bisogna avere in testa delle idee, dopodiché bisogna essere capaci di realizzarle. Per quanto riguarda quelli, non tocco neanche io perché il tempo a dire che secondo me non fanno il comune. Riprendo una cosa che mi aveva detto un mio amico che è da giovane, tante volte piuttosto che ristrutturare togliere tutta la ciuffa sulla nuova. Secondo me, ma quello che sia un'opinione condivisa da molti, veramente io mi aspetto che sia da Novara ad Alagna, che oltre non si va, ma almeno non si va da Pescara, credo che sia il paese più brutto di tutta la vita. In qualsiasi paese si vada, qualcosa hanno fatto, non lo vedo in ordine, qui è sciatto veramente, non può neanche io perdere tempo a dire che cosa. Ma questo perché? Primo, probabilmente non ci siamo occupati, secondo, perché cose non c'è neanche la città, anche nelle piccole cose, nelle piccolissime cose. Quello principale è questo. Perché guardate che nessuno qui si aspetta che ci venga promesso lo stadio da 200.000 morti per far subire le morti. E se non c'è un paese, fate molto male, certo. E sarebbe già una gran cosa. No, ma infatti il resto è un po' parlato, insomma, è ancora lunga e ci sarà modo di approfondire tutto l'argomento. Ma ci per sempre... quello che io mi permettevo di dire, a chiarire prima, guardate, io il programma lo risolverei, non si può, con due righe, anzi una riga solo, faremo quel che possiamo. Che non è male. Anche perché se effetti non si sa, anche perché non si sa poi. Con la speranza che faremo quello che possiamo, altrimenti faremo quello che vogliamo poter fare. Se voi dici adesso, guardate, vi toglieremo le tasse a tutti, proprio non le faremo pagare lì, la Tari, niente, ci daremo la luce, prenderete il 110% di prima. Non ci crederemo, non ci crederemo. Io credo che sia importante anche la costruzione che ha accennato una petizione di 1.500 firme, l'ascoltata senza dare ragione di
Io penso che il ruolo dell'amministrazione comunale sia soprattutto di valorizzare le ricchezze che ci sono nel capitale sociale, no? Incentivare una comunità. E quindi io penso che bisognerebbe forse incominciare sul serio, però sul serio, sottolineo, a cercare di togliere steccati dalle diverse realtà associative che ci sono per incominciare a fare comunicazione e magari incentivare la solidarietà che c'è, perché bisogna di un miasto dal punto di vista sociale. Dall'osservatorio che avevo, che fare il rettore del consorzio, ma vuol dire anche così conoscendo, parlando un po' con la propria, eccetera, i problemi stanno aumentando e quindi le risposte bisogna darle e non sempre sono quelle istituzionali o economiche, eccetera. Queste secondo me sono le due cose più importanti. Mi permetto di dire solo una cosa sulle 1100 firme: sono stato appositamente struggente perché non usare di fare troppa polemica per una scelta che credo, secondo tutti, sia una scelta ragionata. Quantomeno io posso dire quello che avrei fatto io, cioè avrei fatto in maniera diversa, avrei fatto uno studio per capire effettivamente quali potevano essere i costi di ripristino di questi locali. Avrei informato comunque la comunità, che non mi sembra sia stata fatta, no? Ma avrei informato e poi avrei fatto se effettivamente questi interventi da fare sono tanti, perché si parla di 250.000 euro per mettere a norma questa struttura, così hanno detto. Questo ci è stato detto senza... Questo ci è stato detto. Come diceva Giuliano, senza... Allora io avrei detto... Allora io avrei fatto uno studio di tecnici, di un tecnico, di un perito, una relazione e dopodiché un programma di adeguamenti nell'arco di 5 anni da presentare a chi di competenza, in provincia, in regione. Abbiamo delle norme particolari non rispettate per quanto riguarda la prevenzione di incendi? Va bene, vado anche ai vigili del fuoco a parlare. Perché andare a spostare la nostra cultura, come dice lei, e spostarla in un angolo del paese, non è una cosa bella da fare. Non è una cosa bella, innanzitutto perché ci sono state persone che negli anni 70 si sono adoperate, si sono impegnate per fare in modo che questa biblioteca venisse qua, in centro, perché aveva un senso, quindi per dare proprio un senso del locale, un senso, un luogo di ritrovo, un luogo di studio, un luogo di arte, un luogo di cultura, e noi lo prendiamo dal centro e lo spostiamo in un angolo. Mi viene in mente questa cosa, ma io... Cioè, mi viene in mente questa cosa che è un pensiero mio, no? Ma dico, ma che esempio diamo ai nostri ragazzi? Prendiamo la cultura e la mettiamo da parte, perché non è importante, è più importante di tutto, altre cose. Invece no, poi mi fermo. Sì, io dico, non c'è stata proprio una tendenza, secondo me, alla non valorizzazione delle cose che già esistono. No? Certo. Andare a fare quella cultura di palestra, no? Quando c'è l'altra roba che è una vergogna, per esempio, arriva a Sinasco, vedo il tubaccio, insieme,
dati da un anno per andare avanti e essere meno povero, cioè tu dare una mano anche alla comunità, però bisogna organizzarla, cioè che non è non è sicuramente semplice e non si fa nell'arco di due giorni, per cui quello che dicevo, le cose da fare saranno non tante, ma di più. Siamo giovani, ma cresceremo, no, diciamo che grazie a Dio abbiamo anche nel nostro gruppo persone che hanno più esperienza e anche esperienza a livello di amministrazione, e per cui sicuramente ci possono essere d'aiuto, ci possono dare una mano e magari possono placare un po' il nostro entusiasmo quando c'è, quando diventa esuberanza. Purtroppo può capitare. Ma non sono di qua. No, non sono dire. Riguardo alla relazione alla biblioteca, io mi ricordo comunque era stata fatta, perché era un consiglio comunale, io non c'è mai nessuno, mai un consiglio comunale quando oggi eravamo in tre. Mi sembra di ricordare che era stata fatta, non per difendere nessuno, io gradirei che tornasse qui alla biblioteca. È stata fatta una stima, una relazione dei costi e dei costi effettivi dello stabile palazzo di biblioteca. In realtà lì secondo me si può spagliare in una stima, anche una parete su questa questione, perché non si è tutta, diciamo, dal punto di vista del campo, no? E perché in senso un po' di cosa c'è anche buonasera. Anzi, vuol dire buonasera, stato lui che si era, diciamo, partecipato all'argomento, che era di interesse, di alto interesse pubblico, no? Questa parte di sera è, diciamo, del pubblico che ha sentito già questa cosa. Poi, se questa occasione, perché lì, no? Si era una parte di energia, sempre. La partita secondo me si poteva vincere, a un certo punto si è arenati, avrebbero mandato avanti la questione e si sono avanti. Io poi ho frequentato un gruppo, diciamo, in cui si pensava di fare una serata per incontrare altre persone, però poi la cosa è trovata lì, non si è, come quelle partite che tutti in primo tempo 2-0, che sono proprio di 3, non si è trovata lì. È stata un'occasione persa, però ho notato che su un argomento di interesse pubblico, in questa luce c'è stata veramente partecipazione. Purtroppo loro non hanno certo. Però penso che la pagheranno qualche volta, perché è un argomento. Nel momento in cui io, amministrazione, decido uno spostamento, un provvedimento, che può essere la biblioteca, può essere qualsiasi altra cosa, e ricevo dai cittadini come risposta 1100 firme contro quell'intervento che voglio fare io. Cioè, io due domande me le faccio. Io non organizzo solo un incontro, io ne organizzo 10 incontri per capire qual è il problema. Perché bisogna veramente ascoltare queste persone. Non credo che 1100 stupidi abbiano firmato così a casaccio, ci saranno state delle motivazioni e bisogna sentirle. Se poi effettivamente il problema bisognava spostare la biblioteca perché i locali non sono più a norma, bene, ci può stare, però capiamo veramente, ma non una stima, capiamo veramente nel modo specifico e scientifico cosa devo spendere, 1000, 10.000, 50, 200, 300, perché poi sulla base di quello io faccio una scelta, perché attenzione, e poi lo spostamento della biblioteca, ad oggi, 52.835 euro, è già qualcosa. Allora, 52.000 euro, scusate, mi permetto, sono cifre da determinazioni pubblicate dal comune, tutte dettagliate con tutte le determinazioni. Non è una stima, sono cifre pubblicate e approvate. Beh, cioè più di quello che l'amministratore fa vedere con sui curare, questo può. No, se poi siete interessati ho tutti i numeri, le determinazioni con le date. È solo la strada. Cioè 52.000 euro per prendere la biblioteca, un luogo comunque frequentato, dei nostri ragazzi, dei ragazzi magari della spaccia, magari anche più adulta, perché un punto di incontro l'abbiamo messo in un angolo. E non l'abbiamo messo in un angolo gratuitamente. Ci è costato 52.000 euro. E noi avevamo detto, ma forse lì con lo studio veniva a buttare su 20.000 euro, 20.000 euro. Abbiamo fatto una stima. Allora io avrei preferito approfondire. Poi io mi chiedo una cosa, perché se qui non c'è una regola di sicurezza, le norme di sicurezza, come mai potete andare? Come mai farete
chiesta. E la risposta è stata perché non è un'attività continuativa. Quindi se mi cade il soffitto in testa a caso una serata, va bene. Se lo faccio tutti i giorni, la risposta è stata quella, non è un'attività continuativa. Non so perché ho avuto la risposta, quindi la posso fare. Lascio di scherzo che ho già più capito l'interpretazione delle domande, no? Ci sono delle domande che si chiamano codici perché il codice non è interpretato, però tendono a dare un'interpretazione che fa sì che abbia ragione. Cioè un modo tutto alto di approcciare le cose. No, secondo me un po' più di chiarezza in questo caso sarebbe stata la cosa migliore. Cioè, io vi dico esattamente come stanno le cose, vi dico esattamente quelli che sono i costi precisi, e poi a voi che avete 1100 persone che mi dite no, non farlo, vi ascolto più volte e vi spiego la motivazione dello spostamento. Però insomma, c'è un chico dentro, Renzo. C'è un chico dentro, non si può dare. Bene, altri aspetti, Agostino. Tu guardarmi male. No, io apprezzo, come dicevo con Giuliana, il metodo, perché tu voi avete detto, adesso noi facciamo un giro di raccolta di idee, di problemi, poi terremo giù. Ma, e poi ci ripresenteremo prima delle elezioni, ovviamente, no? Perché sennò che se ne so. Per cui questo percorso per me è fondamentale. Poi i problemi sono già stati esposti. Io condivido quello che diceva Giuliana prima rispetto alla complessità comunque, perché i servizi non producono. È vero, cioè, i servizi non ti deve essere utili dai servizi, quindi vanno fatte delle scelte, e anche se è una lista civica, dal mio punto di vista, perché ho maturato, prima era un talebano, ci siamo presentati anche noi due o tre volte, ho preso i voti neanche di mia moglie, comunque, ma niente, è sempre un'esperienza, ci siamo messi in gioco, no? Però essere, come si dice, io credo che ci voglia una certa laicità quando ci si presenta. Cioè, io intendo questo, come dire, siamo disposti ad ascoltare e a condividere idee che magari inizialmente non pensavamo neanche. Perché io è un po' di anni che io sono un profugo, sono questo qui. Si veniva con la banda, si saliva col cambio. Però è cambiato poco. Io conosco un po' tutti, ma sono rimasti degli steccati. Cioè, qui, come in altri luoghi, non c'erano coloro i quali sicuramente si presenteranno con le vostre aspettative anche, no? Certo. Ma allora voglio dire, se tutti dicono per il bene del paese, voglio ascoltare quello che dice Simone, perché magari Simone, oltre a fare dei nostri cappuccini, magari c'è anche delle ottime idee in testa. Ma perché non devo andare a ascoltarlo? Ecco, c'è questa mentalità. Se parla Peluso, ma io non accendo la radio, ma anche voglio sentirlo, ma perché non devo sentirlo? Lo sento, poi ci ragiono, e magari raggiungo la, come dire, l'idea che siccome questi qui, gli attuali amministratori, che sono ormai troppi anni, sono 10 anni, sono convinti, perché insomma il 2 più 2 fa 4, la frammentazione, ripeto quello che ho già detto, fa il loro gioco la frammentazione, no? Per cui, io non dico che sia un invito, però ragioniamoci sotto questo aspetto, no? Perché se ci presentiamo in 3-4 abbiamo già perso un tentativo, perché poi a un certo punto dice, vabbè, io sono disponibile a tutto, però insomma, proprio fare il prostituto, no? No, gli avevo già detto, ecco come la pensavo.
Secondo me, io fosse il posto vostro, un tentativo lo farei, ma questo proprio è in prospettiva di avere una chance. Certo. Perché se no, la veramente, cioè, con tutto il bene che io voglio, e poi se vogliamo aggiungere alcuni argomenti, per esempio sulla umiliazione che come cittadini subiamo, ma voi avete in mente la passerella, ma c'è un cane che si sia permesso di dire la passerella è chiusa perché? Io sono andato lì 10 volte e 10 volte ho avuto un cartello che era sicuro che era aperto. Poi mi sono fermato, ho guardato da qualche parte, ma scusa, io sono un cittadino. Io conosco i sacrifici che oltretutto hanno fatto le casse comunali in quegli anni, con Cerro di là e Marcello Balconi di qua, per aiutare chi da Sanavale andava in filatura e chi da Grigliano per andare in cartiera. Questo è il motivo, quindi i problemi dei cittadini che possono essere banali, però non lo sono, perché hanno permesso lo sviluppo di diverse attività, anche quelli che adesso vanno raggiunti, eccetera. Ma perché non ci devi dire? Ma perché non capisco? L'ultima comunicazione, se non sbaglio, di qualche mese fa, dove dicevano che sarebbe stato un incontro fra tecnici per decidere cosa fare. Questo non te l'ho detto neanche, non l'ho detto neanche a lui, ma ho una risposta anche a questo. Io mi informo, ho chiesto non più tardi di 15 giorni fa, sono 2 mesi e mezzo che è chiusa la passerella. Cosa stiamo aspettando? Risposta: abbiamo chiesto gli incontri con i tecnici, stiamo aspettando la risposta del tecnico. Punto. Da 2 mesi e mezzo. Questa è stata la risposta. Comunque sempre per il discorso della comunicazione c'è una risposta, comunque gli stiamo aspettando, avviso che viene a Schiesi, a Serravalle ci saranno le persone di Serravalle, stiamo aspettando una risposta. Ma io sono d'accordo, ricordiamoci che non tutti hanno la macchina per andare a lavorare a Bollate e fare il giro del ponte lungo, certo, per arrivare a Bollate, certo, vuol dire andare e tornare in 18 minuti. Comunque non mi sa, e io sto d'accordo. Per sua fortuna ha trovato un lavoro o una borsa di lavoro e se la fa ogni giorno. Se fosse io la prima di senti, fregatene, passa, se ti posso per qualcuno, dillo a me e poi vediamo. Nessuno, anche se passa. Perché anche lì sono d'accordo che amministrare non è facile, molto facile. Però se parlo ad esempio lo spiccio. Se io a casa faccio fare un lavoro e ho bisogno che un tecnico venga a controllarmi il lavoro che sto facendo per poterlo portare avanti, se il tecnico dopo 15 giorni, 20, un mese non si presenta, non vado io a prendere la tecnica, perché non sei venuto? Ma vado tutti i giorni, una settimana, ma per il mercato. E questa, l'ho detto, è una semplificazione molto basilare, però l'idea è quella. Stiamo mettendo mentre aspettiamo il tecnico. Sì, ma l'hai mai contattato il tecnico per sapere quando viene? Guarda, un altro servizio, io parlo di servizi, Rignasco aveva il servizio comunità alloggio. Sì. No, certo, il ricopro è una cosa che tutti i giorni a trovare a carte, che è positivo. Sopra c'è la comunità alloggio, chiusa il primo giorno di amministrazione del dottor, dell'assessore Garampazzi, perché io non voglio discutere il dottore, no, assessore Garampazzi, ha fatto un giro e ha fatto sloggiare praticamente gli ultimi superstiti che erano rimasti lì. Da quel momento chiuso. E penso sia a norma quasi tutto, perché tutti i giorni 20 o 30 bambini salgono là sopra, salgono nel salone, non nelle camere, però salgono nel salone, quindi salgono le scale, si soffermano un paio d'ore, se non di più, nel salone, quindi il salone viene, e poi c'era un problema di gestione ovviamente, cioè, però a casa tua se la spina non funziona, perché vieni a casa, cambia la spina, no, cioè, fai i lavori che ce la fai, tanto più col passare degli anni, sempre di più si sente la necessità di avere servizi. Noi eravamo la Lombardia, non c'era la biblioteca, la prima pubblica in provincia di Novara, il centro di comunità alloggio non esisteva. Cioè, mi riallaccio il discorso, perché poi uno
essere quello, perché non hanno problemi, no? Però questo è, tu vai a registrare una casa tua, vai a registrare una comunità, quindi non ti puoi permettere di pensare solo al vortice, la comunità. Anche perché dimmi qual è, perché pare sì, pare il problema è stato quello della sorveglianza notturna, parte che la gente autosufficiente quasi, però adesso ci si partirà il reddito di cittadinanza con, ecco, io credo che per una sorveglianza di quel genere sicuramente si potrà individuare degli elementi delle persone, oppure si qualificano affinché se qualcuno succede qualcosa avvisi chi di dovere, no? Però bisogna volerlo, quello che è quello, bisogna volerlo. La comunità alloggio è un servizio che tu dai alla comunità, e io sono d'accordo con quello che si diceva prima, noi non è che dobbiamo guadagnarci dalla comunità alloggio, assolutamente non dobbiamo guadagnarci, però se tu metti in piedi un servizio, il servizio funziona, il servizio si finanzia da solo, tu non ci guadagni niente, come non ci guadagnavi prima, però c'è una differenza, che ne stai dando un servizio ai cittadini, che prima non c'era. Porca miseria, però come dici tu, Agostino, le cose bisogna volere, perché altrimenti a prescindere allora chiudiamo anche quello, allora chiudiamo tutto, così almeno poi dopo non ci sono più problemi e non c'è più niente di cui parlare, no? Facciamo festa, tanto pace ne sono, quindi non c'è problema, però insomma bisogna partire da lì, cioè dipende da quello che vuole fare. Attenzione, perché mi sembra ancora ben oltre, no? Se il consorzio funziona, se il consorzio funziona, il consorzio l'ha gestito, ci può. È chiaro che il consorzio, visto che c'è un atto di comodato, non è che può fare lui spendere 500.000 euro. Però piuttosto che chiuderlo e mandare via gli ospiti, cioè che si fa una cosa. No, oppure passare una gestione privatizzata, che si può discutere. Ma ci sono tante cose che si possono fare. E soprattutto facciamo le regole fatte. No, ma ci sono tante cose che si possono fare, l'importante è avere le idee chiare e dire quella struttura lì così vuota che non funziona non serve a nessuno, anzi è un servizio in meno che stiamo dando ai cittadini, per cui bisognerebbe ripristinarlo e trovare il modo migliore per poterlo ripristinare, ripeto, non per guadagnarci, per arrivare alla pari, però dando un servizio in più, no? Che poi alla fine è quello che i cittadini vogliono dei servizi. Questi degli aggiustamenti, mi raggancio a quello che ha detto loro, che è specialmente con il passare degli anni che qua è diventato impossibile avere un attivo al bilancio del comune, è quasi impossibile, di essere veramente magro, però tutto sta nella razionalizzazione dei costi, è ovvio che se spendo un tot e non quantifico che è tanto per il rifacimento completo delle cucine della comunità alloggio per fare il centro cottura, Giuliano lo sa bene, per fare il centro cottura per dopo darlo in gestione alla Elio che prepara centinaia di pasti per distribuirli in tutti i comuni intorno, ma io, a me, che ho speso, ho messo a norma, ho sistemato le cucine, ho le spese di gestione perché i beni sono a carico dei proprietari, se la cucina si scassa o la giusta comune. Per un ritorno che è quasi nullo, anche lì è stato tutto legato alla razionalizzazione, alla volontà.
Poi continuerò a dirlo fino alla nausea. Non è che io da qui, noi io e te da qui possiamo dire ah guarda, hanno fatto solo scelte sbagliate perché. No, no. La nostra questione è che qualsiasi decisione va motivata. Dimmi, ho fatto così perché? Perché questo mi costava così, facendo così ho un abbassamento dei costi, facendo così riesco a rientrare, ho un piano di rientro di un tot di anni, riporto a zero la questione, ma dammi una spiegazione, perché sennò io parlo sempre dal presupposto che sbagli, perché vedo solo il costo e non vedo il rientro, e vedo magari l'azzeramento del servizio, che prima c'era e adesso non c'è più. Però è comodo che voi diventate voi due compagnoni e ci diciate a noi siamo dentro tra di voi, perché poi chi sono? Quelli che sono insieme a voi, io mi chiedo cosa. Ma infatti nel secondo giro ci sarà una relazione ufficiale. A questo giro alcuni li hai conosciuti, ma nel primo giro hai detto tu Agostino, è stato, siamo stati, abbiamo la nostra volontà proprio quella di assorbire il più possibile partendo con questa idea della volontà, dei bisogni, tastando proprio il terreno. Poi, quando ci sarà la presentazione ovviamente della lista completa, dei candidati, del gruppo, perché lista non mi piace, del gruppo, perché lista non mi piace, del gruppo completo, chiaramente ci sarà la presentazione. Ecco, ah, guarda, ah, però questo, gliel'avevo proposto l'ammesso, speriamo poi però che lo realizzi. Perché oppure io sapevo che sto qui proprio sulla esatto. No, la nostra idea è proprio quella, il primo giro non è che è stato fatto perché non avessimo niente da fare o perché volevamo rompere le scatole, ci mancherebbe, ma proprio perché vogliamo che poi ognuno di voi, qualcuno di voi troverà nel nostro programma veramente l'indicazione che ci ha dato. Magari non le parole specifiche, però l'argomento sicuramente verrà trattato. Si è parlato spesso di manutenzione, no? Davide, mi collego a quello che dicevi anche te, si parla di manutenzione. Un programma di manutenzione, delle manutenzioni ordinarie, delle manutenzioni straordinarie, questo è un aspetto importante e fondamentale, perché se io imparo a gestire perfettamente, ho un programma perfetto e lineare, le mie manutenzioni ordinarie, nel caso in cui mi arrivi una manutenzione straordinaria che non mi aspetto, posso gestirla. Okay. Francesco, tu lo sai che tutto sommato di manutenzione qualcosa mettiamo in piedi, no? Nel lavoro che faccio si parla sempre di manutenzione ordinaria e straordinaria. Anche perché il problema delle manutenzioni straordinarie, se non preventivate, è anche il costo, no? Perché ovviamente una spesa inaspettata per le amministrazioni comunali, per le aziende, per le famiglie, per tutti noi. Ah, porca miseria, ho preso una multa. Oh, porca miseria, mi si è rotto il rubinetto. Tutte quelle spese inaspettate che danno fastidio, che pesano, no? E che rompono le scatole. Quindi noi dobbiamo essere bravi. Poi il tocco ci sarà sempre, perché il tocco è dietro l'angolo. Però non cerchiamocene. Cioè, cerchiamo noi già di fare una programmazione come si deve, adeguata, degli interventi da fare, manutenzioni mirate, manutenzioni semestrali in alcuni lati, manutenzioni magari annuali per quanto riguarda le strade, perché l'ufficio tecnico saprà ogni quanto va fatto questo tipo di manutenzione, e poi continuare a stargli dietro, andare a verificare che il lavoro venga fatto, che venga fatto regolarmente. Poi lo so che non è facile, perché tra dire e fare, però l'unica cosa che noi promettiamo, e mi sembra che abbiamo sempre promesso soltanto questo quando ci siamo visti anche negli incontri, è l'impegno. Non possiamo promettere aria fritta, no? Come diceva prima Renzo, nel programma noi metteremo, faremo quel che si può, che non dico che sarà scritto questo nel programma, ma il senso poi alla fine è quello, perché bisogna vedere anche le situazioni che si trovano in comune. Ovvio che se un'amministrazione entra in comune e nel caso ci sono 5 milioni di euro, sai cosa c'è? Tutto quello che avevamo in mente lo facciamo, ma già lo facciamo nell'arco dei primi 6 mesi, ma non sarà così. Quindi bisognerà fare una programmazione degli interventi, una programmazione delle idee che abbiamo, soprattutto pensando anche alle manutenzioni ordinarie e straordinarie che vanno comunque regolarmente fatte. E mi viene in mente il suo esempio, quello della strada, che è un problema veramente
particolare per loro. Okay. E lì se non fai la manutenzione ordinaria lì, vai incontro veramente poi a spese maggiori e superiori. Se posso... C'era mi piace dover fare le citazioni, uno dei nostri politici, forse il secondo, così, il secondo che abbiamo avuto politico degno di questo nome, sto parlando di legato, io non sono mai stato repubblicano, ma quando uno è bravo, è bravo. Il quale diceva che il vero statista pensa alle generazioni future, non alle elezioni prossime. Oggi addirittura si pensa al sondaggio del giorno dopo, cosa voglio dire con questo? Voglio dire che quando uno si presenta per amministrare una comunità, credo che uno dei requisiti delle cose che devo avere è quello di avere un progetto, una visione, per dire come voglio il mio paese. Certo. Poi la visione è che può essere condivisa o no. Assolutamente. Perché certamente poi al DG io sono dire che faccia questo che non va, tutte le cose che ho sentito sono proprio tutte di oggettive, sono di davvero, insomma. Poi ci sono le scelte, cioè, fare questo è piuttosto che quello. Ma se voi al DG io sentirete decine, centinaia di richieste. Non sì, no, ma che tutto sommato... Ma loro dovete avere dentro un disegno, un progetto, e quello seguirlo, sì, sì. Che se no, che si va per giorno, questi qui che sono... che escono adesso, non so se questo mi presenteranno, non lo so, per i quali io anche personalmente però non ci si improvvisa, non ci si improvvisa. Non è che perché uno ti dà il 60% dei voti diventi improvvisamente bravo, no. Perché se sei un coglione, rimani un coglione anche se hai il 60% dei voti, insomma. Noi abbiamo avuto l'esempio nella storia. Non so se sapete quello incitato c'era il cavallo che carino ora l'ordine storico non ci dice che contributo abbia dato perché c'è tanto se ne sono però con la sventura che in base a questo sillogismo se un cavallo può fare il senatore un asino può fare anche il sindaco e si chiude il sillogismo certo no? Purtroppo, perché non ci si improvvisa. Non lo so d'accordo. 50 anni fa forse sì, perché il comune era un'altra cosa, ma adesso io dico sempre, non è che uno deve essere per forza più di laureato, io non ho modo di dire, l'ho detto prima, ma è pure però se gli capita in mano un pezzo di carta da legge, deve essere in grado di leggerlo e sicuramente di capirlo, perché se no qualcuno dei suoi funzionari, qualcuno, gli può far credere quello che vuole. Perché quello che si ha l'impressione stia capitando, perché non ci sa bene di chi. Perché attenzione, che con quel regolamento che ha detto è importante, perché è il risultato finale di tutta la battaglia che deve provvedere il comune. Perché oggi il comune, chi comanda, perché diciamo per tutte, è il sindaco, è lui che fa il rispetto, è lui che si nomina i suoi assessori, con i suoi servi, i cittadini. L'importante è che si sceglie è lui che se vuole li caccia via, è lui che nomina il segretario, cioè ci sono delle norme e lui deve essere grado di fare quello che fa sicurare. Sì, sì, no, perché per chiudere legato a questo, che va ricordato che è lui che ha questo potere, ma è lui che anche poi alla fine della storia tutta la responsabilità è loro. Cioè questo viene dimenticato sì. E si firma con. Noi e donne, senza, magari senza tanto pensare. No, ma infatti una cosa importante sulla quale abbiamo puntato veramente già all'inizio. Cioè, va bene che il sindaco comanda, ma non è l'imperatore che deve decidere fare e disfare quello che viene soltanto. Cioè, c'è un gruppo di persone preparate, con delle competenze che daranno una mano, ma soprattutto, anche se noi siamo un comune, la cosa importante che continueremo a fare anche dopo, se dovessimo essere eletti, è stare comunque insieme alla gente e ascoltare le loro problematiche. Perché è da lì che si parla,
perché altrimenti annulliamo tutto quello che ci siamo detti fino adesso e non ha assolutamente più senso, perché noi vorremmo veramente amministrare qualcosa e poi non sarà facile, perché non sarà facile. Anche qui parlava dello stile prima della comunità all'opera, la cui giustificazione è stata portata per chi dice ma tutto sommato non c'è l'offerta, non c'è la domanda, quindi cosa vuol dire? Però sappiamo benissimo che se si vuole chiudere una cosa perché non c'è grado, non si vuole gestire, basta fare in modo che posso citare un'esperienza mia. Io lavoravo a Torino e l'unico treno che arrivava a Novaria, lo ho fatto tutti i denti lì, partiva da Santiago. Per prendere quel treno lì si prendeva tutti un treno che era il professore Sergio. No? C'era 2 o 3 minuti, 3 o 4 minuti. Però era pieno, era pieno. Però probabilmente perché io volevo abolire qualche linea, costava troppo, ce lo facevano perdere sempre. L'indicazione era rimasta per il mano chiaro che la seconda anche diciamo cosa è andata la prima sei tanto l'iPod che non lo vorrà e Antonio, quindi nessuno può dire Antonio, cioè per dire quando fai in modo che se non lo valorizzi il servizio sì, ma sì, e in questo caso posso dire la questione di trasparenza e la questione di comunicazione, che ovviamente secondo me è un altro difetto, perché abbiamo visto che sotto aspetti diversi aspetti di problemi diversi, la comunicazione comunque sia è sempre legata, o non è stata adeguata al problema che si trattava, insomma. Ma ripeto, quindi avete il testo di dire, volete avere il testo la visione di come volete il paese come volete voi? No, certo, ma l'idea, vi dico la verità, l'idea è abbastanza chiara di quello che noi vogliamo fare. E andremo a condividerla l'ultimo mese spiegandovi per filo e per segno quello che vogliamo fare. E nei tempi con cui vogliamo farlo. E oggi però, come ho detto prima, che noi il nostro programma lo facciamo, ma lo facciamo anche ascoltando voi, perché altrimenti cessa tutto e rimaniamo con l'amministrazione che c'è adesso, dove tu mi dici che hai un problema di un tipo, io me ne frego e allora anche lo stesso. E non vogliamo quel tipo di amministrazione. Perché l'idea va per lì. Estendere al massimo l'idea di base della giunta, organo collegiale, consiglio comunale, organo collegiale, e ritorno da dove sono partito, comunità, tutta la comunità deve essere l'organo collegiale più esteso possibile che fa da riflettore all'amministrazione. Questa è l'idea della collegialità continua. Perché il sindaco sì è quello che ha l'ultima parola per decidere, ma deve essere contornato da cerchie sempre più larghe di collegialità, che fortunatamente, come è giusto, dalla cerchia più larga possono partire 10.000 idee, chiaramente, come diceva Enzo, passo per il paese e lui mi dice, ah guarda, vorrei la pista per elicotteri sulla palestra, ah vorrei, poi chiaramente, la cerchia si stringe fino ad arrivare alla decisione ponderata. Però questa è l'idea, che è proprio tipo una pietra nello stagno ma al contrario, che parte dall'alto e arriva allo stretto. Questa è l'idea della condivisione costante e continua. Di continuo su cosa che mi taccio. No, ci fa anche la visione. Voi sapete che con la riforma dei beni locali il comune ha un suo patrimonio, proprio suo. Da valorizzare e per questo è stato introdotto comunque prevista non per il nostro comune però per esempio sono tutti come controllo di gestione di corretto. Quindi teoria questi beni su questi beni perché fatto un portamento ma bisogna sapere quanto volta non è obbligatorio comunque un pignasco non è che sia obbligatorio farlo però non è neanche di farlo. Io ho chiesto di farlo in qualche maniera fisso, no, per capire, perché appunto ne facciamo un appuntamento a schifo. Poi non è detto, ma però è un intervento che è andato le cose, c'è servizio, ci perdo, ci guadagno, poi anche se si scopre che ci si perde, no? Se è essenziale, ma sappiamo comunque. Sì, però si sa che, certo. Dico questo perché per gli altri storici, io credo che non si sa che anche tutti gli impianti sportivi,
quanto ci costa. Per esempio, se la cattedrale del Giuseppe è un campo sportivo nuovo, la cui storia lasciamo stare, io l'ho seguita sin dall'inizio, ma è la prima di dire, non so se qualche maniera di confronto di cose costa meno, se le tariffe che chiedo che vengono date in gestione, sono congrue o non sono congrue. Io sono contento se il campo sportivo ci sono tutti i ragazzini che sono felicissimi, no? Non posso dire. In palestra sono contento se la gente va a fare il esercizio fisico, però se questo esercizio fisico poi si risolve facendo quella via di conseguenza. Io andavo, ma abbiamo finito anni fa, pagavo a chi mi insegnava la ginnastica. Ma poi questi soldi dove vanno? Cioè, non è che mi venisse rilasciato la ricevuta qualcosa che Dio fa per il comune, no, no, certo, per il suo, per lui pagava un po' del comune, ma poi due soldi chiedeva. E quelle due cose sono alcuni aspetti che vanno. Ma si era chiesto dagli anni passati di avere dei conti, quanto costano? Quanto ti diamo su, che so, di luce, perché quando gioca a Grignano con la luce di sera, sono accesi tutti i lavori e costava qualcosa. Lì sono argomenti che potremmo, sì, potremmo essere più precisi soltanto nel momento in cui ci troviamo dentro e capiamo effettivamente di cosa si tratta. Però sicuramente il discorso palestra, centro sportivo, è un altro argomento in cui siamo, credo, un po' tutti sensibili. Soprattutto dopo gli ultimi avvenimenti e dopo gli ultimi spostamenti. Ma al di là dell'aspetto economico, di cui non voglio entrare in polemica assolutamente, sono quella mi tace per sempre quello che mi fa pensare, no? Allora dico, noi giustamente non sappiamo i costi di manutenzione di questa palestra, diciamo. Non sappiamo. Che si muove in regola adesso, no? Costi zero perché è male. Allora noi che siamo bravi a fare la manutenzione di una palestra, cosa facciamo? Facciamo male, così almeno diciamo, siamo a posto, così almeno siamo a posto. No, però era così per dire, no? No, anche perché in effetti poi dovremmo pensare all'anno prossimo, a quest'anno che sarà operativa, cioè questo di gestione di quel canestre, ma quello che mi dà particolarmente fastidio è il discorso palestra. Al di là del fatto che io possa condividere o meno l'idea di fare questa stessa struttura, dico, ma porca miseria, ma abbiamo i ragazzi che non possono fare educazione fisica, perché una palestra è chiusa e l'altra palestra non è ancora agibile e quindi non è ancora iniziata l'attività fisica. Io penso, quando ho iniziato a fare le medie, la prima media, qualcuno di voi magari si ricorderà la professoressa Massarotti che faceva educazione fisica. Cioè, la buona professoressa Massarotti aveva tra le sue capacità fare innamorare i ragazzi dello sport e dello sport in generale. Tant'è che addirittura mi fece avvicinare al mondo della pallavolo con tornei tra scuole, insomma, non sono proprio il massimo del fisico per giocare a pallavolo, però aveva una capacità di interessarti anche ad altri sport. Ma lo stesso, credo, ho giocato a pallone a calcio per anni, ma grazie anche ai consigli della professoressa Massarotti. Questa opportunità, in questo momento, però, i nostri ragazzi non ce l'hanno. No? Cioè, il sogno di imparare uno sport, di confrontarsi comunque sia anche con i coetanei sullo sport, in questo momento non c'è. Non perché mancano gli insegnanti. Perché sono state fatte scelte. Non corrette. E soprattutto permettetemi, perché
L'idea poi nostra, e questa è la cosa che veramente dovremmo fare, perché anche questa incredibilmente a costo zero, è incredibile, ma c'è anche un'altra cosa a costo zero. Noi abbiamo un sacco di associazioni sportive nate a Legnasco. Voluntas, Pallavolo, Tennis Tavolo, Arcobaleno, sono tutte associazioni che sono nate qui in paese e dove sono adesso? Torcosesia, Gattinara e Romagnano. Siamo riusciti a fare scappare tutte, proprio con le capacità di organizzazione e di gestione. Bene, questo può dire una... Daniela, lasciami stare. Cioè, queste associazioni, porca miseria, devono tornare a Grignasco. Perché i nostri ragazzi devono avere la possibilità, come quella che ho avuto io, Simone, Mariella, Paolo, di fare dello sport, di innamorarsi di uno sport. E questo ci costa zero. Per fortuna avremo tra i nostri il vicepresidente della Voluntas Pallavolo, che ha dovuto anche cambiare nome, adesso è Voluntas Gattinara, prima era Voluntas Grignasco, tanto per dire. E l'impegno sarà proprio quello, quindi riportare a Grignasco le associazioni sportive che sono nate a Grignasco e soprattutto seguire anche le associazioni sportive che ci sono, che lavorano bene, perché comunque rappresentano poi il nostro paese sul territorio. E quindi il comune deve seguire, deve dare un'impostazione, deve dare un supporto. L'associazione sportiva non porterà un guadagno, l'USI Grignasco non porterà un guadagno, la pallavolo non porterà un guadagno, no? Benissimo, però diamo la possibilità ai ragazzi. No? Diamogli la stessa possibilità, la stessa opportunità che abbiamo avuto noi. Così magari avremo anche meno ragazzi in mezzo alla strada. E non dobbiamo fare chissà che cosa, dobbiamo semplicemente con la voglia e con le idee ben chiare riportare a Grignasco quello che è nato a Grignasco. Non vogliamo rubare la panica a Romagnano, non vogliamo portare qui la Jessie Bassi, non ce ne frega niente, vogliamo riportare a Grignasco. Se voglio venire, se voglio venire, siamo ben accorti. Guarda, proprio nel mio piccolo, sono testimone di questa cosa qui, per 25 anni ero il direttivo del Tennis Tavoli, siamo finiti a Romagnano, e c'è una porta ancora a braccia aperta. Qui a trovare, proprio alla mia casa, di trovare un'ora, posso testimoniare io. Grignasco aveva una delle scuole migliori sia del tennis tavolo che della pallavolo. Il tennis tavolo, addirittura mi ricordo che loro andavano e hanno dovuto fare una dimostrazione alle scuole. Sì. Quando poi hanno chiuso ha fatto la messa, diciamo, lei era la palestra piccolina. Sì. Quando invece quella per noi, per carità, però non c'è stato altro spazio, se non litigare ogni volta. Anche l'incentivo, anche di quello sport è incentivato anche la turismo. Tra l'altro qui abbiamo due campioni di livello nazionale, abbiamo Fontana e sono cose che sarebbe utile per passare. No, io volevo fare una domanda. Si sono sollevati in questa serata con le complessità, no? Perché comunque la società è complessa, il governo è complesso. Io sono ritengo che abbiamo parlato del comune come azienda, è una piccola azienda media, no? Quindi, vedere. Ci sono le diversità di azienda, no? Certo. Però secondo me, anche da quello che era l'esperienza, la piccola media azienda funziona un modello padronale, cioè nel senso che c'è la presenza del padrone. Quello che voi avrete delle professioni che probabilmente vi impegnano nella vostra vita. Quanto tempo pensate di poter dedicare? Ritengo che essere sul pezzo negli uffici, capire come funziona sia importantissimo, perché questo dice qualche valore che si trova, c'è qualche scritta di programma, quando sono qui. Non so, dato che siete ragazzi giovani, immagino che abbiate delle professioni che vi impegnano nel tempo, qual è il vostro, diciamo, come affrontate questi discorsi? Perché comunque per fare queste cose è necessario essere operativi sul campo. Per controllare il fisico, non controllare nel senso di piantare sul corpo, nel senso per poter continuare, per dare la tua impronta, no? L'impronta che
lavorare, che porti la tua professione, lo studi. Ecco, volevo chiedere questa cosa qui. Sì. No. Domanda lecita, Davide. Io ho un'azienda, un gruppo di persone che mi danno una mano ormai da anni, Francesco li conosce anche, e mi conosce anche. E devo dire che sono insomma fortunato perché ho delle persone a cui ho dato delle responsabilità che possono portare avanti il mio lavoro quando io non ci sono, sia sotto l'aspetto finanziario, sia sotto l'aspetto tecnico, sia sotto l'aspetto commerciale. È ovvio che questo non sto dicendo che 5 giorni su 5 sarò in comune e abbandonerò il lavoro, perché la mia fonte di sostentamento principale è il lavoro, però riuscirò comunque a ritagliarmi gli spazi che serviranno al comune per essere comunque presente e dare l'impostazione giusta. C'è un tempo, diciamo. Sì, esatto. L'idea è di lavorare in tandem. L'idea è quella di lavorare in tandem, di dare comunque di creare. Io, lui, va bene che ci siamo presentati in prima persona, ma l'idea è proprio del gruppo che si forma. Di creare un gruppo che sia comunque costantemente presente, nel senso che arriva il cittadino, va bene, non c'è il sindaco, c'è qualcuno comunque con cui parlare e che poi riporta, ma non tra una settimana, tra 10 giorni, tra 20, la problematica, perché capita anche quello, porta una problematica, sparisce nel buco nero. Dopo un mese chiamo, ma quella problematica che ti ho presentato, ma quale? Quando l'hai presentata? L'ho presentata il tal giorno a tal ora? Non so, vado, mi informo, passa un altro mese, ne sono passati due, e a che tocca sempre al cittadino andare a chiedere. Ma quella problematica del mese scorso, presentata 2 mesi fa, sì, l'ho vista, sì, poi ti faccio sapere. No, non funziona. E le nostre idee devono dare il tempo, ma giustamente ha chiesto Davide. Ma se qualcuno ha chiesto una persona, qualcuno si sarà la comunicazione deve essere tagliata, la comunicazione nel senso della mancanza di passaggi di comunicazione, deve essere. Lo dico a lui, che lo dice a me, dico a lui, ma nel giro di qualche ora e senza troppi cambiamenti di passaporto, perché poi c'è il rischio anche quello che lei mi dice bianco, io riporto grigio e allora arriva blu. No. Abbiamo la fortuna di avere nel gruppo anche due giovani, io li chiamo giovani, che sono in pensione e che quindi saranno sul territorio veramente tutti i giorni e potranno essere presenti in comune regolarmente. Non ci dovesse essere io, se non c'è Simone, comunque c'è qualcuno che può dare delle risposte nell'immediato o comunque se non sa rispondere in questo momento, nell'arco di una giornata, comunque sia il confronto c'è e la risposta arriva. Sì, chiaramente è il limite della risposta che posso dare io, certo che devo parlare da un tecnico, certo. Ovvio. Però se parla di cose da spiegare, è inutile dare una risposta inventata a banda, no, la risposta deve essere sensata per avere un senso. Però che arrivi una risposta, che sia sì, che sia no, ma che arrivi una risposta. Non che. Scusate, la supervisione su tutto il lavoro. Sì, cioè, assolutamente sì. Necessario. E lì? La prima cosa da fare sarà creare una bella collaborazione con i dipendenti. Perché quella è la cosa che va fatta. La Francesca mi sta già guardando male. Quindi l'inizio è buono. Già secondo dipendente, è vero? È già secondo dipendente. Lui faceva anche, lui era simpatico, ma lui lo vede da imprenditore, io lo vedo da dipendente, però siamo consapevoli del fatto che lui crea il team. Io da dipendente vedo che ho lavorato in tanti posti, però quando si crea il giusto gruppo di lavoro, team di lavoro che funziona bene, io non ci sono quel giorno, i miei colleghi fanno in modo di coprire la mia mancanza, non c'è lui, chi se ne frega, quando torna ci penserà altri colleghi, e all'interno di una comunità che si rivolge ai dipendenti pubblici è importante quello, e continuo, non so che sono noioso, ma
capiti nel limite del possibile. Non è che se vado all'ufficio tecnico e gli chiedo fammi la carta d'identità, perché non la può fare, non è che... No, siamo partiti così, cioè, all'inizio è stato proprio questo, quindi il senso di collaborazione, che l'abbiamo scritto anche lì, con tutti, partendo proprio dagli uffici e dagli operai del comune, perché, ripeto, sono loro il motore, quindi è normale che noi con loro dobbiamo scrivere una collaborazione forte, che può darci una mano e magari può dare anche delle risposte in quel momento che la persona non è presente. Comunque sia, fare le veci in maniera corretta e possibile. Altri aspetti? Se no vi lancio io una provocazione. O meglio, vi faccio una domanda. Aspetta, allora. No, vi faccio una paura. Vi faccio una domanda perché sono curioso di sapere come la pensate voi. Ho letto come la pensa il nostro sindaco e quindi voglio capire come la pensate voi. Allora, secondo voi, com'è la situazione del commercio a Grignasco? No, nel senso che partiamo dall'intervista rilasciata. Non dire troppo, lo sentite prima loro. Lo sentite prima loro. Sono degli eroi. Ma vedere tutte queste saracinesche chiuse, abbassate, fa un po'. Io sono da Cognasco, nel 78, qui a Roma erano tutti in negozio. In Italia erano tutti in negozio. Guarda solo il porto, quando dico così c'era divida un po' di San Rocco, c'era un sbaglio, la mamma delle Cinque, la Cinque, c'era un comando. Sacrosanta verità. Il piccolo esercizio commerciale da secoli
è sinonimo di spazio in cui trovarsi, fare qualche chiacchierata. E ancora oggi, nonostante ci siano mezzi tecnologici di comunicazione, da noi è ancora diffusa questa pratica. Nel complesso, tra ristoranti, esercizi commerciali, parrucchiere, abbiamo circa una novantina di attività sul territorio. Un traguardo eccezionale. Allora, capisco che arrivare ad avere le attività commerciali di Novara è utopia, ma questo che vediamo adesso in centro, le serrande abbassate, sono un traguardo eccezionale. Ma fatemi capire, perché magari sono matto io. Magari sono matto io. Ma qual è, scusa, la ricetta? Come? Questa cosa mi piace. Qual è la ricetta che poteste proporre voi per l'attività commerciale? Allora, noi ci stiamo ragionando, sapete, stiamo facendo secondo me una cosa molto interessante. Perché nella seconda parte lui parla anche dell'aiuto che dà alle attività commerciali. Che velocemente, da parte del comune cerchiamo di non aumentare le imposte e vediamo di proporre delle manifestazioni durante l'anno che possano avere delle conseguenze positive anche sul commercio. Bene? Come? Domenica, fatte di domenica. Fatte di domenica, ma poi le proposte fatte dall'amministrazione quali sono? I due gonfiabili in piatta. Allora, se poi vai a discutere da voi, no? Sì, adesso ci spiego, sono per capire che ci vediamo. Questo, bene, allora, se bisogna investire, non bisogna investire nei gonfiabili, se bisogna investire vuol dire essere diretti, intervenire direttamente con la propria faccia all'interno di un contratto. Vogliamo predisporre un contratto commerciale per l'insediamento delle nuove attività, dove ci sia la collaborazione tra il comune in prima persona, l'esercente, l'imprenditore e il titolare, il proprietario dei locali, dove ognuno delle parti fa un piccolo investimento, partendo da un abbassamento delle tasse comunali, partendo, parlando ovviamente anche con i proprietari dei locali, da una riduzione per i primi anni del contratto d'affitto, che per riuscire poi nell'arco dei 4 anni a andare a regime, però nel frattempo ne abbiamo portato delle attività commerciali. Aiutare anche i proprietari dei locali a trovare l'attività commerciale, trovare l'attività commerciale giusta, fare un bilancio, capire bene la persona che si presenta davanti a noi che idee ha, se può essere un'attività interessante per il paese, se arriva con delle garanzie, se arriva con un business plan preparato e completo. Cioè, questo secondo me è voler creare e ripartire a livello commerciale. Poi se vogliamo mettere due gonfiabili, perché ci piacciono i gonfiabili, mettiamoli pure, però ragazzi, il commercio secondo me bisogna farlo ripartire in un altro modo, magari in questi anni. Ci sono alcuni locali di scarpe, abbigliamento, ti fa pagare 10 euro per andare dentro, sai perché? Perché la gente va dentro nei suoi mercati, nei negozi, prova la scarpa, vede la scarpa, la fotografa, va su internet, se la compra lì. Loro ti dicono, ok, ti dai 10 euro di cauzione, se non esci con le scarpe mi lasci 10 euro. Cioè, voglio dire, stiamo parlando di un mondo che ormai non è più quello di Vignasco di 20 anni fa, è un mondo avanti. Noi stessi non usiamo il treno, però abbiamo il treno, giusto? Certo. Vogliamo il negoziato sotto casa, come il tappino che lì non può farsi giornata a quello che paga. Quindi sono cose molto belle queste qua, molto, se vuoi, del paese, ma non porta da nessuna parte. E questa cosa te la dico perché l'esperienza che avete voi è quella che abbiamo noi, né più né meno. Nel senso, quello che stai dicendo voi stasera, io sono di leggere da silenzio fino adesso perché, giustamente, no? È quello che diciamo ognuno di noi nelle nostre case, nei nostri punti di vista, con la differenza che tutto quello che avete spiegato in questo momento va a scontrarsi puntualmente, e chi fa minoranza e chi ha fatto amministrazione sa che quello che state dicendo voi non porterà da nessuna parte, ma non per altro, perché sarete costretti a muovervi in condizioni diverse. Si diceva prima che un'azienda deve fare profitto, un comune deve ridurre i costi, ridurre i costi vuol dire aiutare i popolari, punto, quella lì è la formula esatta. Quindi quando hai preso di vista questa cosa qui, hai perso veramente di vista cos'è un comune, soprattutto. Io trovo che la gavetta, tu proprio di gavetta hai parlato, ma anche qua ci vorrebbe un po' di gavetta. Cioè, io vi voglio bene ragazzi, tutti vi ho visti crescere, siamo contenti che siete presi il mal di pancia di farle quando altri non hanno fatto niente, però francamente alla luce dei fatti vi voglio poi dopo vedere quello, dico, il primo giorno che ero in comune cosa hai
l'ospedale. Così, tanto per capirci, vuole essere io nell'ospedale, cosa farei io in un momento lì? Vi do un consiglio però, questo ve la dico così proprio alleggeriamo la serata. L'utilizzazione dell'altro comune aveva fatto la palestrina, giusto Rosi? No? Poi è finita il parco Magni, il parco Mora. Vi conviene voi adesso questa palestrina nuova? Inventate un'area più grossa per metterla dentro, chiuso. Però occhio ragazzi, perché voi non avete promesso niente di buono, niente di e sono d'accordissimo, però se riusciste a farvi almeno un 5 anni di minoranza, giusto per respirare l'aria di cos'è, come una fabbrica del resto, come un'azienda, come un'impresa, cioè non si può arrivare ai vertici senza aver capito di cosa si tratta, perché è facile fare così. Tutti, questo discorso che avete fatto questa sera, l'ha fatto tutti, tutti, ognuno di noi in 30 secondi lo fa, e tutti abbiamo la ricetta in tasca. Purtroppo quando poi arrivi dalla parte là del Consiglio Comunale, ti accorgi che ognuno delle persone ha un problema e tu non puoi risolvere di tutti, capisci? Ma sono d'accordo con te, Sandro. Ecco, no, sono d'accordo con te che l'esperienza sia fondamentale, ok? E noi ce la faremo sul caso, ovviamente, perché non ce l'abbiamo mai fatta prima. Però poi ci sono tante altre cose, perché abbiamo visto le persone con esperienza, anche di minoranza, cosa hanno fatto. Quindi probabilmente avere più idee, avere più competenze, avere più entusiasmo, avere più voglia, secondo me possono essere tutti aspetti che vanno al di là dell'esperienza. Valore aggiunto. Poi è un valore aggiunto, certo. Poi, ragazzi, qualche errore lo faremo sicuramente, perché ci mancherebbe, qualche errore lo faremo. Però bisogna partire da un punto, farci aiutare da chi ha più esperienza di noi all'interno del nostro gruppo e andare avanti. Quello che ho detto del commercio, che è stata una provocazione, ok? Non sarà sicuramente facile attuare quello che abbiamo in mente, sarà da allineare, sarà da sistemare, però qualcuno si è posto il problema di andare a parlare con chi affitta i locali? Non so. E questo secondo te può dirti riduco del 10% il cambio d'affitto al mio signore? Se io vado da un proprietario, se tu gli dai il 10% dico, magari te lo fa. Domani mattina riduci il 50%, sì, perché mi dà l'integrazione. Mi guarda e mi dice quando sei. Bravo, l'investimento però va fatto insieme. Quindi il comune ci mette anche del suo. Perché? Ma che maniera, scusa, non capisco. Te lo spiego. Un'attività chiusa, a me il comune cosa rende? Zero. No? Al proprietario dei muri, un'attività chiusa cosa rende? Zero. Anzi, meno 10, posto. Perché comunque ha le spese di. Ma le intenzioni di gestione del tasso. Allora, se noi riusciamo a portare qua diverse persone e diverse attività, ok? Tanti di noi, invece che pagare 10, paghi. Il primo anno paghi 2, il secondo anno paghi 3, il terzo anno paghi 4. Dai la possibilità, comunque sia, agli imprenditori, a chi vuole iniziare un'attività, di darsi tempo per crescere. Scusa, questo puoi farlo in un paese attivo, dinamico, non so, un paese che è deputato al turismo, lo dice cavoli. Voi siete in giro che non fate niente, venite che in Asso che abbiamo un potenziale turistico, un potenziale perché l'acqua è calda o perché abbiamo altre. Allora puoi invitare gli investitori a Vignasco. Ma se tu dici a uno da Borgosese, vieni a Vignasco a investire, questo ti faccia, anche se glielo regali, non capisci cosa voglio dire. Certo, però da qualche parte bisogna partire. Allora, come si parte dal fondo, si mette a fondo il paese, no, si parla della comunità. Ma partiamo non da zero, ma partiamo da meno 10. Però, certo, è quello che sto dicendo. Però da qualche parte bisogna partire e proporre qualcosa di diverso. Ci vorranno degli anni, perché non è che in due giorni poi siano tutte le attività aperte. Certo. Però è una cosa che vogliamo fare. Davide, scusate. Io non sono così drastico. Meno male, mio buono. No, nel senso che dalla prima casetta dei 5 anni di minoranza, solo che non è. Ma no, non 5 anni di minoranza. Cioè già a me un ragazzo che si presenta qua con un testo unico, cosa ignota il nostro amministratore corrente, a me dico bravo, cioè se sei eletto tanta roba, questo sicuramente no, non sono assolutamente d'accordo. Se uno passa la vita a non presentarsi perché non si è mai presentato, poi l'abbiamo fatto male, no? No, ho detto il contrario, ho detto. No, così. No, esatto, ho detto, però siccome loro sono i candidati di lista, quindi va da sé che uno dell'altro non ascolta uno l'altro dei vice, quindi se ti fai 5 anni, 10 anni di minoranza, sei giovane, però riparte da capo. Scusate, signore. No, va bene. No, per quanto riguarda.
consigliatrice. E il discorso è comunque in questa complessità che poi l'amministrazione comunale, comunque l'amministrazione pubblica. Ragazzi, un bel discorso, non è vero, io mi devo presentare, avevo 46 anni, se non l'ho mai fatto lo faccio male. Sandro, anche quando sei stato Beatrice, quanto deve chiamarmi. Il discorso è? Sì, va bene. Dico, avevamo fatto un po' di confusione, d'accordo? No, perché la sua pensione è personale, se poi posso anche capire le persone che votano, è benissimo, io sono contento, ma stavo facendo un punto di vista mio personale e chiudo lì l'accordo, capito? Cioè, e in democrazia possiamo anche dire un punto di vista, uno di voi. Mi permetti di pensarla che sono 40 anni che sono per essere più possibile. Ma no, sì, sono di diretti, ma sono immaginanti di questa cosa. L'accordo dell'amministrazione di Gliasco, che levatura abbiamo avuto, cioè abbiamo avuto dei personaggi, ma veramente non suoi. Ma io guarda, non sto facendo Davide, sto facendo un discorso di oggi, una situazione passata, presente o futura. Sto facendo un discorso quanti in questo momento. Non dicevo un'altra cosa, Quanto riguarda il commercio, allora, anche lì, ok, la situazione è molto difficile. Prima cosa da fare, secondo me, c'era già un progetto con Bacchetta, questo l'ho prendato 2 anni fa, ma l'ha vinto purtroppo, e si vede, no? Una persona come l'architetto Bacchetta, ha preso il 20%. Vedo l'organizzazione, cioè la rete urbana, cioè chiaro che qualcosa fa, chiaro che se tu fai entrare la macchina via Roma in tanta allora, cioè che negozio puoi contarvi, cioè sbira, cioè questo qua, o tu sei, c'è una difficoltà anche lì, però la direzione è quella lì, se noi continuiamo a sfrecciare la piazza del sud, cioè bisogna avere coraggio di questa scelta qui anche, no? Ma sicuramente è una scelta coraggiosa, è una scelta difficile perché non è la strada più corta, è la strada più lunga, però è quella che secondo me può portare a risultati diversi e risultati più interessanti. Poi Sandro, io posso anche capirti, no? Perché dici, porca miseria, siete ragazzi che comunque non hanno mai avuto esperienza in amministrazione comunale. Ma può essere quello raggiunto anche, perché però, secondo me, se guardiamo l'esempio, ok? Io dico, ma preferisco non avere esperienza, avere idee, avere entusiasmo e avere idee piuttosto che esperienza. Non sempre, anche perché, scusate, dico anche questa cosa, con l'esperienza, senza esperienza, scusate, le cose vengono fatte con più attenzione, no? Andando a guardare piccoli particolari e piccoli dettagli, anche di quelli che sono poi i regolamenti dell'amministrazione comunale, cose che magari quando uno ha molta più esperienza tralascia un po' più. Comunque, no, io volevo semplicemente dire questo perché è bello, perché forse di queste considerazioni che fanno su un po' più di quello diverso, però ho detto la città di anni, eccetera, non è solo visionare, ci sono in giro nomi come Amazon, come Alibaba, ci sono in giro oggi quello che fa. Un discorso. È inutile portare a casa quelle realtà io le combatti, no, ma voglio dire bisogna combatti, però se tu non riesci a richiamare gente a Gagnasco, se tu hai una viabilità dove veramente a Roma la gente passa e non guarda neanche quello che c'ha attorno, ci hai superato 5.000 abitanti. Quanta gente fa? Quanto costa? Quante le
però è giusto che noi ci impegniamo per fare qualcosa di diverso, qualcosa che non è mai stato fatto, e qualcosa che adesso possiamo fare anche pure a follia, no? Perché è ovvio, c'è Amazon, la Libra, i mostri di sacri di lì, non è che li puoi combattere per le due attività che nascono, eh? O perché arriva una crisi del Signore su Cibelli, cioè. Siamo
quasi tutti che piace parlare a Marco, così come parlare a Romagnano. Se si riesce a fare l'originale, ma però uno si può chiedere, ma perché lo so, devo segnare, però lo ma avete visto quanto è lungo? Cosa c'è in giro? Due minuti, domani
domani saremo al ritrovo degli artisti sempre qui a Sant'Ignazio, il 7 febbraio, settimana prossima siamo al Toro di Sant'Ignazio dal Semmette. Vi anticipo soltanto questa cosa. Adesso, noi settimana prossima finiamo gli interventi degli incontri che avevamo programmato diviso per zona. Inizieremo poi da marzo ad andare a parlare con i commercianti, con gli imprenditori.